Da domani mattina riaprirà il confine tra i Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, anticipando così di 48 ore la notizia già prevista. Così Massimiliano Fedriga. Prima celebrazione a Trieste della liberazione dell'occupazione jugoslava. Applauso per l'arrivo di Pahor alla foiba di Basovizza il 13 luglio con Mattarella. Divieto di bere alcolici all'aperto dopo le 22 fino alle 5. Entra in vigore oggi la nuova ordinanza comunale contro la movida violenta. Arrestata una coppia di rumeni, uno dei due vestito da donna, cercavano di rubare un cellulare, dentro anche un kosovaro vendeva droga a una minorenne. Saldi estivi dal 1 agosto al 31 settembre, la regione approva la proposta dell'assessore Bini in sintonia con il resto del paese. Allarme ieri in diretta dal presidente della Camera di Commercio, lo smart working sta mettendo in ginocchio alcune realtà cittadine. Mini inchiesta a San Giacomo sulle vacanze dei triestini. Chi potrà permettersele dichiara ora di preferire località italiane. Telespettatori di Tele4, buonasera, bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale che si apre con la notizia della riapertura dei confini tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, che è stata anticipata di 48 ore e che quindi prenderà il via a partire da domani. Abbiamo sentito al telefono il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che ci ha dunque riferito il suo dialogo proprio con i vertici sloveni. Presidente Fedriga, lei ha annunciato l'apertura anticipata già domani dei confini con la Slovenia e con la nostra regione. Sì, ho sentito per le vie brevi il capo del governo sloveno che mi ha confermato l'apertura, anzi mi ha scritto proprio lui oggi un messaggio, l'apertura già domani dei confini Friuli-Venezia Slovenia. Di questo ovviamente, oltre alle 48 ore che anticipano l'apertura con tutta Italia, però penso sia un segnale importante che testimoni la collaborazione che c'è tra la regione Friuli-Venezia Giulia e la Repubblica di Slovenia, quanto abbiamo fatto come regione anche nella nostra politica estera, nei rapporti con i paesi limitrofi e anche la fiducia reciproca che c'è, la fiducia che hanno nella nostra regione, come evidentemente abbiamo affrontato anche la pandemia in Friuli-Venezia Giulia. Abbiamo adesso argomento, solenne alzabandiera in piazza Unità, cerimonia in questura, poi sul colle di San Giusto e San Giovanni. Così Trieste ha celebrato per la sua prima volta il 12 giugno come giornata della liberazione dall'occupazione jugoslava. E alla vigilia si è diffusa la notizia della presenza del presidente sloveno alla foiba di Basovizza al prossimo 13 di luglio. Trieste celebra per la prima volta la giornata della sua liberazione dall'occupazione jugoslava avvenuta il 12 giugno del 45. Un periodo breve ma durissimo per la città che da questo 75esimo anniversario della sua conclusione viene ricordato ufficialmente dopo la delibera approvata in giunta a fine maggio. Il completamento di un percorso nelle intenzioni del sindaco di piazza che così risponde a chi gli chiede se non sia da ritenersi una giornata divisiva. Non è divisiva, vede. Qui in queste terre la storia l'hanno scritta i vincitori e noi siamo i vinti. Mi consentirà che possiamo parlare. Adesso andiamo al famedio della Polizia di Stato dove ci sono centinaia di persone che sono state ammazzate. Se andiamo su a Basovizza ci sono centinaia di finanzieri che sono stati ammazzati. Potremmo anche rendere onore a questi ragazzi che non avevano nessuna colpa. E alla vigilia della cerimonia solenne, iniziata con l'alzabandiera in Piazza Unità, alla presenza delle autorità cittadine e regionali, si è diffusa la notizia della presenza, ormai data per certa, del presidente sloveno Pahor alla foiba di Basovizza, insieme al nostro presidente Mattarella, il prossimo 13 luglio, in occasione della restituzione del Narodni Dom alla comunità slovena. Il presidente Pahor, che è una grande persona, farà un passaggio anche al monumento dei fucilati sloveni e alla foiba di Basovizza. Credo che ormai è arrivato il momento che ci siano questi passaggi insieme. Nel 2004, quando sono diventato sindaco,
i sei sindaci nel 2001 sono diventato sindaco, nel 2004 i sei sindaci non andavano ancora insieme della provincia di Trieste sui luoghi della memoria. Li abbiamo messi insieme, poi abbiamo fatto il concerto dei tre presidenti e adesso finalmente siamo arrivati anche a questo passaggio di Basovizza. Secondo me è molto importante, sarà una pietra tombale su un novecento tragico di queste terre. Ma io lo trovo estremamente positivo. Io ormai da qualche anno che vado ripetendo che la foiba di Basovizza rappresenta non solo gli italiani infoibati in questo territorio, ma anche gli sloveni e i croati, e che sono stati ben di più. E quindi è giusto che anche un presidente sloveno venga a ricordare i 150.000 sloveni che sono stati assassinati in quel periodo dagli uomini di Tito, come i 15.000 italiani. Particolarmente significativa la cerimonia che si è svolta al monumento sul Colle di San Giusto, nel corso della quale il presidente dell'Unione degli Istriani ha lanciato la proposta di un'altra giornata commemorativa che vediamo dunque nel servizio. Entra di fatto nel novero delle date più importanti per quanto riguarda la città di Trieste. Io direi che non trovo personalmente una data più importante nel Novecento per quanto riguarda la nostra città. 42 giorni terribili in cui centinaia di civili e militari furono prelevati dalle proprie case, imprigionati e poi deportati nei campi di concentramento jugoslavi oppure infoibati. L'istituzione ufficiale della celebrazione del 12 giugno, chiesta da tempo dalle associazioni degli esuli, ha trovato compimento nell'iniziativa promossa dal vice sindaco Polidori. Con questa data si mise fine a tutti gli effetti a quelle che furono da una parte le persecuzioni di tutta la Seconda Guerra Mondiale, ma anche di un periodo antidemocratico come quello fascista, quello nazista, ma anche e soprattutto quello dei 40 giorni dell'occupazione titina. Davanti al monumento che ricorda le vittime, inaugurato nel 2015 nel Parco della Rimembranza, il presidente dell'Unione degli Istriani, Massimiliano Lacota, ha lanciato la proposta di un'altra giornata commemorativa che ogni domenica successiva all'8 maggio ricordi tutti i caduti, un'iniziativa che segue il discorso apprezzato da Lacota pronunciato sabato scorso dal premier sloveno in una storica commemorazione ufficiale a Kočevski Rog. Una giornata, io penso che l'Italia sia forse anche matura per accettare un discorso del genere, ecco, forse la prima giornata potrebbe essere abbastanza poco tollerata da certa parte politica, però se vogliamo che ci sia una pacificazione io credo che bisogna cominciare dal basso, non sicuramente dagli atti politici e partitici che molto spesso non sono capiti, e io credo che cominciando a lavorare da domani, il 16 maggio 2021 potrebbe essere la prima data qui a Trieste, e poi lanciare appunto questo messaggio di pacificazione. Ognuno ricorda i propri morti, ma in una giornata tutti depongano le armi e ricordino i morti, perché tutti sono morti per la patria, come ha ricordato plaudo alle parole appunto del Presidente del Consiglio Janša, tutti hanno combattuto per la patria. Anche Gorizia ha celebrato la liberazione dall'occupazione jugoslava. Abbiamo sentito il sindaco Rodolfo Ziberna. Qualche istante e parte il servizio. 9 al lapidario presso il Parco delle Rimembranze, quel lapidario che ricorda, sono incisi i nomi degli oltre 650 goriziani, donne e uomini che non hanno avuto nulla a che fare con il secondo conflitto mondiale, per intenderci donne e uomini che non hanno imbracciato alcun moschetto, ma anche sindacalisti, anche socialisti, donne e uomini che potevano però rappresentare un ostacolo, un rallentamento alla realizzazione del progetto annessionistico del maresciallo Tito. Non voleva essere e non è stata una manifestazione contro, nel senso che io ho sempre espresso condanna, come la nazione italiana aveva espresso condanna nei confronti delle violenze perpetrate nel corso del ventennio nei confronti degli amici appartenenti alla minoranza linguistica slovena. Parimenti ci mancherebbe altro che il sindaco non esprimesse condanna nei confronti di questi veri e propri eccidi perpetrati invece dalle truppe titine. Io ve leggo anche, mi consente, anche come una provocazione: chi ritiene che Gorizia debba festeggiare il giorno della liberazione il primo di maggio, cioè il primo giorno dell'inizio di questi rastrellamenti. Va da sé che, ripeto, non c'è alcuna ragione di ordine politico, ci mancherebbe altro, e vorrei che anche questa giornata di un nuovo ricordo della nostra città non venga strumentalizzata, questo è un mio
desiderio che non venga strumentalizzata per fini politici. Ancora sull'argomento, un momento di altissimo valore simbolico e un evento militare per la storia di terre martoriate e divise. La visita dei presidenti Pachor e Mattarella a Trieste nel centenario dell'incendio del Narodny Dom, racchiudendo l'omaggio al monumento nazionale della foiba di Basovizza, assume un profondo significato morale e politico. Bisogna che siamo tutti consapevoli e all'altezza di questo evento, dopo il quale nulla sarà più come prima. Lo afferma la senatrice Tatiana Reutz del Partito Democratico, commentando l'annuncio della visita a Trieste il prossimo 13 di luglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell'omologo sloveno Borut Pahor, che si recheranno al Narodny Dom nell'anniversario dell'incendio avvenuto per mano fascista e alla foiba di Basovizza. Ancora su questo argomento invece, perché nella giornata di oggi è stato appeso uno striscione a Dolina: né pace né perdono per terroristi e criminali titini. Sono apparse queste parole stamattina su uno striscione affisso su un palazzo a Dolina, a firma di Casa Pound Italia. Il 12 giugno, commenta in una nota Francesco Clun, responsabile cittadino di Casa Pound, è sicuramente una data importante per Trieste, un passo avanti per il riconoscimento di ciò che è stata l'occupazione titina della nostra città. Questo dunque è il significato dello striscione che è stato appeso. Noi cambiamo pagina, andiamo invece a quella relativa ai dati del contagio in Friuli Venezia Giulia. Andiamo a leggere dunque le evidenze che sono state registrate oggi in termini proprio di epidemia. Sono le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, equivalente alla somma degli ospedalizzati e dei clinicamente guariti e gli isolamenti domiciliari, sono 176, stesso numero della giornata di ieri. Non risultano esserci pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre ricoverati in altri reparti sono 18. Non si registra nessun decesso. La comunicazione proviene, come di consueto, dal vice governatore della regione Riccardo Riccardi, assessore con delega alla salute. Oggi sono stati individuati 3 nuovi soggetti contagiati. Analizzando quindi i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.290, 1.391 a Trieste, 992 a Udine, 692 a Pordenone, 215 a Gorizia. Totalmente guariti invece ammontano a 2.772 e sono 3 più di ieri. I clinicamente guariti sono 68, le persone in isolamento domiciliare 90, i deceduti sono 195 a Trieste, 74 a Udine, 68 a Pordenone e 5 a Gorizia. Cambiamo argomento, il Comune ha emesso oggi un'ordinanza per limitare gli effetti più valenti della movida. Vietate le bevande alcoliche e in tutto il centro e il lungomare dalle 22 alle 5 del mattino. Servizio di Laura Buccarella. Vietato portare e consumare bevande in contenitori di vetro o drink alcolici in qualsiasi contenitore in un'ampia zona del centro città dalle 22 alle 5 del mattino. La stretta del comune è contenuta in un'ordinanza in vigore da oggi, 12 giugno, al 31 luglio e mira ufficialmente a evitare assembramenti nel rispetto della normativa anticontagio, ma mette nel mirino soprattutto la movida violenta e ad alto tasso alcolico degli ultimi fine settimana. Si potrà ancora bere al bar, sia all'interno che all'esterno del locale, ma non portarsi in giro bicchieri e bottiglie all'interno di un ampio perimetro che delimita tutto il centro città, dalla zona della stazione a Campo Marzio, comprese le aree più calde della movida, e lungo la riviera di Barcola fino a Miramare. La stretta vale sia in contesti pubblici che privati ad uso pubblico e crea una vera e propria zona rossa in centro. Le forze dell'ordine potranno comminare sanzioni da 250 euro fino a 2.500 euro a chi consuma bevande alcoliche in qualsiasi contenitore in strada. I bar dovranno sottostare al regolamento Movida, nel quale è inserito anche il divieto di vendere bottiglie di vetro in città dalla mezzanotte alle 6 del mattino. Le multe in questo caso vanno da 100 a 600 euro. Proseguiamo e andiamo a parlare di cronaca. Si era persino travestito da donna per occultare la rifurtiva uno dei due rumeni arrestati dai carabinieri di via Hermet dopo un colpo da MediaWorld, e invece ai domiciliari un kosovaro colto in flagrante mentre vendeva marijuana a una minorenne. Sentiamo dunque le notizie di cronaca nel servizio. Buonasera. Out
stato importante, disponibile, breve viaggio estero, buona compagnia, max, serietà, risponde coetaneo, simpatico, autovettura propria, è lei? Sì, sono io, ma... Travestirsi da donna per effettuare un colpo non porta bene, ne sanno qualcosa Pepper Pantera e Tiberio, sfortunati protagonisti dei Soliti Ignoti 20 anni dopo, ma anche i due rumeni finiti in carcere dopo un tentato furto. Uno dei due, per occultare meglio uno smartphone, valore 1300 euro, si era vestito appunto da donna. Il tutto è avvenuto alle Torri d'Europa il 10 giugno scorso. La coppia era stata però notata subito, tanto che è stato chiesto l'intervento dei carabinieri, che immediatamente giunti sul posto hanno proceduto al controllo dei due. Cercando di darsela a gambe, quello en travesti è caduto rovinosamente a terra. Così le forze dell'ordine gli hanno scoperto addosso anche un dispositivo per non far scattare il segnale antitaccheggio. Incassati i complimenti delle persone presenti, che hanno pure fornito loro abbondanti dosi di disinfettante, i carabinieri hanno tradotto i due rumeni, con alle spalle numerosi precedenti, al carcere del Coroneo. Sempre al Coroneo e sempre condotto dai carabinieri di Via Hermet, ha soggiornato per poco tempo, prima di ottenere i domiciliari, un 21enne kosovaro, colto in flagrante mentre cercava di vendere ad una minorenne circa 3 grammi di marijuana. L'arresto è stato reso possibile grazie ad un'azione di pedinamento concretizzata lo scorso 26 maggio ed è avvenuto in piazza Goldoni. La minorenne è stata segnalata a sua volta in prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. L'emergenza coronavirus spinge più in là al 1° di agosto l'apertura dei saldi estivi. Oggi la regione ha deciso in tal senso. Le vendite promozionali si chiuderanno il 30 di settembre. In Friuli Venezia Giulia i saldi estivi 2020 inizieranno il 1° agosto anziché il 1° sabato di luglio come avveniva in passato e si concluderanno il prossimo 30 settembre. Lo ha stabilito oggi la giunta regionale approvando una delibera proposta dall'assessore alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini. La crisi economica che gli esercenti hanno incontrato durante i primi mesi di quest'anno per la chiusura obbligatoria delle attività a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus, precisa Bini, ha comportato una rimodulazione della data di inizio dei saldi estivi 2020. Per venire incontro alle esigenze degli esercizi commerciali, abbiamo quindi posticipato la finestra temporale per partire con le vendite di fine stagione estiva al 1° agosto, allineandoci anche alle determinazioni assunte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella riunione del 7 maggio scorso. Come previsto dalla legge regionale che regola la materia, i negozianti, come in passato, dovranno adempiere a una serie di indicazioni, riporta una nota della regione, tra cui l'esposizione dei prezzi, quello originale e quello scontato, e la percentuale del ribasso praticato sulla merce in vendita. Va giù pesante sullo smart working il presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia Antonio Paoletti. Sta distruggendo alcune realtà economiche, ci ha detto ieri durante una nostra diretta che vi riproponiamo. Smart working sta massacrando il lavoro importante di tutta una serie di categorie. È stato oltremodo diretto il presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia Antonio Paoletti ieri in diretta su Tele4 analizzando i primi giorni dopo la fine del lockdown. Il lavoro in casa, ragiona, di fatto ha interrotto una serie di abitudini che fino allo scorso febbraio registravano un impatto non da poco nel tessuto sociale ed economico della città. Tanta gente prima di andare al lavoro andava a fare la ginnastica in palestra al mattino presto, sì, oppure l'ora di pranzo. Oppure la sera dopo le 5 mangiava, pranzava nei bar, nei ristoranti, nei servizi molto veloci, andava a fare shopping nei negozi, tutto questo oggi manca. A questo punto Paoletti si rivolge direttamente ai grandi gruppi. Io faccio un appello qui alle grandi aziende, alle Generali, alle Fincantieri, all'Allianz, alla stessa Camera di Commercio che riprendiamo la prossima settimana tutti al lavoro. Cerchiamo di non prorogare fino a dicembre, come si sente, o novembre o gennaio del prossimo anno, questo smart working, perché è la beffa nella beffa. Il comparto economico ha reagito dapprima timidamente alla ripartenza, poi si è consolidato un trend non negativo, soprattutto nei weekend. Ora molto ci si aspetta dalla riapertura dei confini con l'Austria. Paoletti qualche settimana fa aveva inviato una provocatoria cartolina al premier Sebastian Kurz. Anche in questo caso i primi segnali, seppur timidi, già ci sarebbero. Io prevedo che a partire già dal 16 arriveranno
un sacco di turisti austriaci. Io parlando col mio come dire, socio di Confcommercio, che è la Federalberghi, con Guerino Lanci, mi diceva che già stanno rinfioccando prenotazioni in tutta la regione, Grado ne è molto, in particolar modo a Grado. Questa mattina, nel corso di Sveglia Trieste, assieme ad Andrea Blau della Fisascat CISL, abbiamo discusso sulle tempistiche e sui pagamenti di cassa integrazione per tutti coloro che hanno vissuto con difficoltà questi mesi di pandemia. Vediamo un estratto. Rispetto alle casse integrazioni, appunto, i numeri sono stati impressionanti. C'è stato un allineamento recente da parte di Regione e sembrerebbe dalle ultime cifre anche da parte dell'INPS. Il problema cos'è? Che nel momento in cui si arriva al decreto e all'autorizzazione, poi decreto Regione e autorizzazione dell'INPS, manca la parte, quella essenziale, il pagamento. Ed è questo che è in grande ritardo. Quindi le domande autorizzate corrispondono a numeri diversi rispetto a quelli che sono i pagamenti emessi. Questo vuol dire che la gente sta aspettando, i lavoratori, scusate, la gente è troppo generico e sembra quasi dispregiativo. No, no, i lavoratori che sono delle persone, sono famiglie, stanno aspettando i pagamenti. Poi subentra un'altra questione: i ritardi nei pagamenti, le difficoltà dei pagamenti. Qualcuno sta ricevendo pagamenti non su bonifico, ma con avviso ai soldi all'imposta. Io onestamente non capisco come possa essere e come si possa essere obbligati ad andare file alle poste che hanno anche loro il contingentamento per le entrate e soffrire anche per questo. Quindi ritardi nei pagamenti, pagamenti oltretutto che non sono saldi delle competenze, ma sono acconti. Quindi ci troviamo con persone come Nunzia, che qualcuno che si è visto i miei video. È un esempio che ho fatto su YouTube di quello che è la situazione dei lavoratori, soprattutto in cassa integrazione e in deroga, che si trovano con qualche centinaia di euro per arrivare a fine mese. Come si può pensare di arrivare a una soluzione della crisi se la gente non, se la, se milioni di persone non hanno i soldi? La linea 39 dedicata all'altopiano, il potenziamento della linea 51 per collegare Trieste a Basovizza, un paio di novità anche su Muggia. Il subentro di TPL FVG alla gestione del trasporto pubblico locale porta con sé una prima riconsiderazione delle linee. Sentiamo. Il subentro di TPL Friuli Venezia Giulia a Trieste Trasporti nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale in tutta la regione comporterà una serie di novità sia nell'utilizzo del servizio sia nella struttura degli orari. Eccone alcune. I biglietti e gli abbonamenti contrassegnati dal marchio TPL sono in vendita da ieri. I titoli di viaggio di Trieste Trasporti già acquistati restano validi fino al 31 dicembre, ma dopo quella data non potranno più essere utilizzati. Gli abbonamenti e i tesserini identificativi saranno validi fino alla scadenza naturale. Alle fermate gli orari saranno comunicati tenendo conto del previsto passaggio, non più della partenza dal capolinea. Da domenica 14 partirà l'orario estivo e dunque il servizio sarà nuovamente garantito al 100%. Per quel che riguarda i percorsi delle linee, molte novità si concentreranno a Muggia, con l'intensificazione della linea 7 e di fatto l'incorporamento della 50 con la 31. La 39, per parlare delle linee triestine, sarà limitata alla dorsale fra Opicina e Basovizza, laddove il rafforzamento della 51 garantirà il collegamento fra la città e Basovizza. Novità anche per la linea 1, limitatamente al passaggio in Piazza Goldoni. Tutte le altre novità, in ogni caso, si possono apprendere dal sito www.tplfvg.it. Siamo stati oggi nel rione di San Giacomo per porre un quesito ai cittadini. Ora che i confini verranno riaperti, le vacanze, dove si è intenzione di poterle fare? Soprattutto si faranno? Sentiamo che cosa hanno risposto al microfono di Gianluca Paladin. Adesso che riaprono i confini, fra poco, voi preferireste le vacanze all'estero oppure rimanere in Italia? Rimanere in Italia. Rimanere in Italia. Italia, perché fuori di come si sono comportati con noi, sinceramente non vado. Quindi vacanze e soldi in Italia. Vacanze, soldi in Italia per rilanciare il nostro paese. Io rimarrei senz'altro in Italia. Sempre in Italia. Favoriamo tutti gli imprenditori italiani.
Quindi manteniamo, rifacciamo ripartire l'economia anche dal turismo italiano? Per forza. Con quest'età non mi muovo più. Ogni caso sì, potessi andare diciamo, in Croazia o in Slovenia perché come ho parenti da parte di mia moglie. Io sono fuori da Serbia. Ah, ok. Sì. E rimango qua sicuro. In Italia, in vacanza in Italia. In vacanza a casa perché siamo mai messi. In Italia assolutamente perché è il miglior paese che ci sta. Ora che riaprono i confini, vacanze all'estero o vacanze in Italia? Piuttosto in Italia, ecco, piuttosto per adesso. No, nessuna parte. Nessuna parte perché con i nipoti stavo con i nipoti. Io vado in Italia. In Italia? Sì. Italia, sì. Io vado a Barcoia perché è molto più bello ed elegante dei Caraibi. Volevo anche se no oppure optare per le vacanze di montagna, tipo Cortina, ma invece vado qui dietro in ciclabile e mi faccio due passi comunque. L'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi ci ha spiegato come sarà l'edizione di quest'anno di Trieste Estate, un'edizione caratterizzata da spettacoli a porte chiuse da trasmettere su canali TV e web. Assessore Rossi, Trieste Estate, in questa ormai cornice estiva che è già iniziata, che cosa ci possiamo aspettare da come manifestazioni organizzate dal Comune di Trieste? Beh, dobbiamo aspettarci una configurazione e un'organizzazione di Trieste Estate completamente diversa da quella degli anni precedenti. Perché? Perché abbiamo dovuto fare i conti con quella che è la difficoltà attuale di fare degli eventi all'esterno con la presenza di pubblico. Le attuali norme, i decreti ministeriali ci impediscono di fatto di fare degli eventi importanti in siti come non so, Piazza dell'Unità, Piazza della Borsa o anche all'interno del Castello di San Giusto. Per cui oggi abbiamo dirottato questo Trieste Estate in qualcosa un po' di diverso. Faremo certamente una serie di concerti del Teatro Verdi e li faremo all'interno del teatro senza presenza di pubblico, faremo una decina di spettacoli all'interno dei nostri contenitori museali, spettacoli prevalentemente teatrali, con una modesta presenza di pubblico calcolata in base agli spazi, ma soprattutto faremo 25 eventi senza la presenza di pubblico in siti, diciamo così, di valore paesaggistico eccezionale, faremo sul Mole Audace, li faremo qui nella terrazza della sottostazione elettrica, nella terrazza del Museo della Rivoltella o del Salone degli Incanti oppure sui bastioni del Castello di San Giusto e la novità sarà questa che tenteremo di trasmetterli va bene poi a video oppure in streaming eccetera per dare la possibilità di goderseli da parte un po' di tutta la cittadinanza e non solo perché li trasmetteremo anche su reti televisive o sui social nel Triveneto e anche lungo i nostri confini dell'Austria, della Slovenia e della Croazia. Quindi una Trieste Estate diverso sui generis che ci permetterà però di sponsorizzare anche attraverso degli spot turistici quelle che sono le bellezze della nostra città e tutto quello che oggi la città può offrire per un ritorno dei turisti a Trieste. Vi anticipo questa sera torna Ring alle 21, argomenti che si rifaranno alla giornata delle celebrazioni di oggi, del 12 di giugno. Saranno con noi Paolo Polidori, vice sindaco di Trieste della Lega, Fabio Scocimarro di Fratelli d'Italia, Giovanni Barbo del Partito Democratico ed Elena Danielis del Movimento 5 Stelle. Dalle 22:15 circa invece punto sulla situazione dei lavori pubblici assieme all'assessore comunale Elisa Lodi. Andiamo a leggere adesso, prima di chiudere con il nostro telegiornale, una nota che è uscita poco fa a mezzo stampa, che la leggiamo direttamente dall'ANSA, che riguarda una nuova ordinanza della regione. Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha emanato un'ordinanza contingibile e urgente numero 17 con ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che avrà validità dal 15 al 30 di giugno e che dispone l'accesso ai bambini e ragazzi a luoghi destinati ad attività ludiche, ricreative ed educative anche non formali al chiuso o all'aria aperta con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con l'obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti con le linee guida contenute nel DPCM dell'11 giugno 2020. L'ordinanza consente inoltre, per motivate esigenze connesse al percorso di studio, il rientro e la permanenza nelle residenze universitarie da parte degli assegnatari di posti alloggio. A integrazione dell'ordinanza 16 del 3 giugno scorso,
Il provvedimento consentirà poi la riapertura anche delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale slot. Potranno riprendere poi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, nonché fiere e congressi. Infine, dal 19 di giugno sarà dato il via libera anche allo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all'aperto o al chiuso. Con questa notizia concludiamo dunque il nostro telegiornale. Restate con noi con la programmazione di Tele 4. Torniamo dunque con la nostra edizione in diretta. Domani riaprono i confini con la Slovenia, il titolo che abbiamo scelto, l'ultima ora che abbiamo appreso. Abbiamo sentito anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che ci ha annunciato come la decisione sia stata anticipata di 48 ore dopo un colloquio proprio con la Slovenia. Siamo collegati noi nel frattempo con Marco Dreosto, eurodeputato della Lega. Buonasera, ben trovato. Dunque, il tema, partiamo dal tema d'Agostino, per cui domani poi a Trieste ci sarà questa grande manifestazione che i lavoratori portuali hanno indetto e hanno chiamato a raccolta tutta la popolazione, dalla classe politica a quella sindacale, a quella chiaramente dei portuali che hanno dato il via al tutto, ma anche a una partecipazione massiva della città. Un sentimento, quello che hanno voluto manifestare, di vicinanza, appoggio alla figura di Zeno D'Agostino, per il lavoro fatto in questi 4 anni del suo mandato. Io le domando se, secondo lei, il, chiamiamolo caso D'Agostino, come noi abbiamo, diciamo, giornalisticamente riportato, anche per una questione molto meramente di titolo, nel senso che è molto d'impatto, caso D'Agostino, sul porto di Trieste, in tanti si rifanno a una decisione che si rifà alla burocrazia italiana, o, diciamo, o italiana o romana, o come vogliamo chiamarla. Altri invece si rifanno, e qui le chiedo un giudizio, a un qualcosa di più grande, occhi, diciamo, esteri sul porto di Trieste. Ma allora, guardi, innanzitutto ci terrei a sottolineare io come il lavoro fatto dal presidente D'Agostino abbia contribuito in maniera sostanziale a far sì che il porto di Trieste diventi sostanzialmente il primo porto d'Italia. E quindi dobbiamo dar atto che ci troviamo di fronte ad un manager di altissimo valore, di altissima professionalità, e lo è tanto di più quando questa professionalità gli viene addirittura riconosciuta dai portuali, no? Da chi evidentemente opera in quell'attività. E quindi questa è veramente una presa d'atto importante che dobbiamo fare tutti, e questo va assolutamente al di là di ogni riferimento politico. Quindi complimenti a lui per il lavoro, ma anche per la solidarietà generale che ha ottenuto. Guardate, io ho avuto la fortuna, non lo conosco benissimo, però ho avuto la fortuna di conoscerlo lo scorso anno in estate, proprio quando è stato fatto l'accordo con l'Ungheria, e mi è sembrata una persona, oltre che capace, anche di grande buon senso, e questo è un valore aggiunto per chi poi deve gestire tematiche così importanti come quelle portuali. Sì, allora la domanda che ha fatto lei è assolutamente pertinente, perché è palese, è evidente che gli accordi che sono stati fatti tramite D'Agostino hanno evidentemente svilito quelle rotte tradizionali verso i porti del nord Europa a favore invece del porto di Trieste. Gli accordi fatti con Düsseldorf, gli accordi fatti con l'est Europa di cui riferivo prima, sono stati secondo me determinanti per metterlo sicuramente in vista. Poi fare il collegamento diretto tra l'azione che è stata fatta nei suoi confronti rispetto agli atti, beh, forse è anche facile, non scontato, ma forse anche facile. C'è da dire che evidentemente esiste una norma, esiste una legge che prevede certe incompatibilità, e forse la norma dovrà essere interpretata, dovrà essere verificata. So che il governo sta facendo la sua parte, perché guardi, io, come dicevo prima, al di là di quelle che sono le posizioni prettamente politiche, ritengo che D'Agostino abbia svolto e stia svolgendo con grande competenza e professionalità il suo ruolo, e quindi vada assolutamente riconfermato in quella posizione. Anche perché ricordo che il porto di Trieste è strategico
sicuramente per l'Italia, ma anche per il rilancio socio-economico di tutta la nostra regione. Quindi è importantissimo che chi ha iniziato un lavoro e ha dimostrato di saperlo fare bene, evidentemente continui a farlo e abbia quella solidarietà che oggi tutti gli stiamo manifestando. Poi gli interessi internazionali, purtroppo sappiamo che hanno delle logiche spesso occulte, ma c'entrano. Quindi questo fatto che ci sia un accordo con l'Est Europa e con Düsseldorf per portare i traffici verso il nostro porto ha sicuramente infastidito le rotte tradizionali dei porti europei. Quindi su questa cosa sono anche fermamente convinto. Per questo dunque minare il porto di Trieste per una questione di concorrenza? Ma io, guardi, minare è una parola grossa. Sicuramente andare a vedere se tutto quello che si fa a Trieste rientra nelle legittime norme che vengono applicate anche a livello europeo, e quindi magari spulciando e verificando qualcosa è venuto fuori. Adesso queste nostre sono supposizioni, però diceva un vecchio politico di fama ormai conosciuta che a pensar male ogni tanto si fa, sicuramente peccato, ma forse qualche volta ci si azzecca. E quindi questa potrebbe essere una lettura, sicuramente una lettura. Che stiamo dando fastidio a qualcuno, guardi, questo è sicuramente inequivocabile. Quanto ha, diciamo, influito dopo l'accordo con la Cina, quello della Belt and Road Initiative, quindi la nuova via della seta, quanto ha influito, diciamo, la concorrenza interna con Genova, con Venezia, ma anche quella estera, come diceva lei, con i porti del Nord Europa, tale per cui i riflettori di Trieste hanno creato interesse e poi lo spettro è anche quello di aver voluto metterci il naso ulteriore per capire se ci sono dei cavilli che poi possano permettere determinate azioni. Cioè, è stato quello il momento in cui si è guardato maggiormente a Trieste o già prima? Ma allora guardi, per quanto riguarda l'accordo con la Cina, che è un accordo particolare che rispetto a quello fatto con altri porti internazionali prevede una concessione, quindi non la vendita, e quindi la concessione implica evidentemente che in qualsiasi momento può essere anche revocata, e questo sicuramente è un vantaggio per chi la concede, quindi una riserva di garanzia per chi la concede. Quindi bene anche questa operazione che non ha venduto o svenduto il nostro territorio, ma l'ha messo nella disponibilità temporanea, e lo ha fatto soprattutto nell'interesse di portare economia e commercio sul nostro territorio. E anche in questo caso sicuramente l'accordo con la Cina, che sappiamo che non è stato visto di buon occhio soprattutto dagli Stati Uniti, è uno dei motivi per cui Trieste è un po' al centro delle diatribe. Io volevo fare un inciso su questo accordo internazionale. Diciamo che noi dobbiamo stare molto attenti, perché la Cina può essere sicuramente un'opportunità, però dobbiamo stare attenti, dicevo, perché nella gestione per esempio del virus, quindi del Covid, piuttosto che in situazioni che sono quelle di riferimento ai diritti umani, ai diritti dei lavoratori. Ecco, dovremmo stare attenti che se cerchiamo dei partner internazionali, la Cina potrebbe essere un partner, ci poniamo la domanda, beh, questi partner devono rispettare, devono essere corretti e soprattutto rispettare tutte quelle che sono le norme che vengono rispettate dagli altri, perché altrimenti, oltre che essere concorrenza sleale, evidentemente entriamo anche nell'aspetto dei diritti umani o sanitari, che sono ancora più gravi, e quindi va posta la massima attenzione su queste cose. Poi l'accordo di per sé è un accordo economico di vantaggio che non può fare altro che bene al nostro territorio, soprattutto perché, ripeto, le condizioni che sono state poste in quell'accordo prevedono una temporalità che può essere evidentemente modificata. Ci si sente, secondo lei, come Italia, un po' nel mezzo fra due potenze, cioè da un lato si stringono accordi che possono portare dei vantaggi con la Cina, dall'altro però si fa fede a una storica alleanza transatlantica con gli Stati Uniti, vedi la NATO, vedi comunque anche gli accordi precedenti o successivi sempre con gli Stati Uniti. Diciamo l'Italia si trova un po' ad avere buoni rapporti con tutti, però non tutti hanno buoni rapporti fra di loro. Sì, allora diciamo innanzitutto che sappiamo che abbiamo le elezioni americane quest'autunno, quindi sarà importante capire anche dove intende andare il nuovo percorso dell'America. Questo sarà importante. Però al di là di questo, guardi, la mia impressione personale è che l'Italia non possa prescindere da sostanzialmente un accordo con gli Stati Uniti, anche perché è una questione, oltre che di storia, di filosofia anche culturale, politica. E quindi su questa cosa qui secondo me non possiamo sicuramente metterla in discussione.
Viceversa, per quanto riguarda la Cina, è vero, l'Italia deve mantenere i rapporti con tutti, è corretto, però deve mantenere i rapporti con chi rispetta, come dicevo prima, quelli che sono certi prerequisiti. E sicuramente quello deve essere un fattore discriminante per poter poi andare ad innescare quelle che sono le conseguenti azioni economiche. Non possiamo accettare di essere partner, ripeto, di stati o potenze che non rispettano i diritti civili, non rispettano i diritti umani, non rispettano i diritti dei lavoratori e ci nascondono. Allora, questo va chiarito, va verificato e poi si faranno le valutazioni del caso. Per quanto riguarda invece l'accordo con l'America, penso che sia imprescindibile che l'Italia debba continuare a perseguire questo tipo di iniziativa. Senta Andreotti, oggi abbiamo appreso anche dalle parole poi che ci ha riferito il Presidente della Regione l'apertura dei confini che viene anticipata di 48 ore, quindi domani ci sarà la libertà di poter andare tra i Friuli Venezia Giulia e la Slovenia senza più i limiti imposti in precedenza che vedevano nello spostamento una necessaria motivazione dettata da motivi o di lavoro, di salute o di urgenza e altro. E in questo contesto molti triestini sono contenti di poter oltrepassare il limite, non solo triestini, anche corregionali e altri. Ci sono però sempre quei quesiti che soprattutto una parte politica ha voluto sollevare, che nonostante ci fossero i confini chiusi per i cittadini, per il flusso della rotta balcanica questo non si è mai concluso come possibilità di transito. A cosa si va incontro adesso? Allora, guardi, cercherò di essere breve, le dico due cose. La prima è che Di Maio ha fatto l'ennesima brutta figura, il nostro ministro degli esteri ha fatto l'ennesima brutta figura perché è venuto a Lubiana per contrattare l'apertura del confine e lo aveva posticipato. Ha dovuto intervenire il governatore Massimiliano Fedriga per anticipare di qualche giorno l'apertura del confine. Quindi ancora una volta il ministro degli esteri non ha colto l'occasione di starsene a Roma piuttosto che venire a fare danni qui in Friuli Venezia Giulia al confine con la Slovenia. E questo è un aspetto su cui direi complimenti al presidente Fedriga che ancora una volta dimostra la sua capacità anche nella negoziazione internazionale. Per quanto riguarda invece la famosa rotta balcanica, qui noi siamo molto molto arrabbiati, abbiamo attivato molte azioni, guarda, io mi sono sentito e nei prossimi giorni mi incontrerò di nuovo anche con l'assessore Roberti per intraprendere nuove iniziative anche sul campo europeo, ma anche con il Ministero degli Interni italiano, perché nonostante qui a noi ci viene praticamente inibita la possibilità di andare all'estero, la rotta balcanica non sia mai interrotta. E le azioni che sono state poste in essere dal governo sono assolutamente sufficienti, ad iniziare da quelle dove non sono stati rispettati gli accordi di mandare più personale alla frontiera di polizia per fare controlli, ma neanche i materiali. E quindi dico, qui si fanno figli e figliastri e purtroppo si pesano con due misure, con due pesi diversi le situazioni. Ma guardi, la cosa più grave e più preoccupante è che adesso riapriranno i confini fortunatamente e quindi ci sarà libertà di movimento, però ci sono migliaia di persone, migliaia di migranti che si trovano sulla rotta balcanica tra Grecia e Slovenia che rischiano di nuovo di passare dalla nostra regione, e in questo senso va intrapresa immediatamente un'iniziativa del governo ovviamente internazionale, perché altrimenti ci troveremo veramente ad una crisi che poi diventerà una crisi umanitaria che sarà ingestibile e che avrà ricadute incredibili sul nostro territorio. Quindi va sicuramente presa in mano e sanata subito. Mi perdoni la domanda molto schietta, visto che lei è europarlamentare, ma l'Europa su questo cosa dice? Allora guardi, anche qui l'Europa è un po' latitante, un po' tanto latitante. Io mi sono confrontato con il commissario sloveno Lenarčič, che tra l'altro è stato anche molto disponibile dicendo che loro possono mettere a disposizione delle strutture per dare un supporto alla protezione civile italiana che potrebbe intervenire anche tramite il Ministero degli Interni. Però purtroppo l'Europa si mette le fette del prosciutto davanti agli occhi e fa finta di non vedere. Perché, guardi, il problema del Friuli Venezia Giulia è estremamente importante, però l'Europa non ha solo quello davanti agli occhi, ma avrebbe anche quello che si trova nelle isole greche. Guardi, io la prossima settimana mi incontrerò con un collega greco dove la preoccupazione viaggia veramente a mille. Lì ci sono migliaia e migliaia e migliaia di persone che sono stipate in queste isole, pronte per partire. Lì, oltre che aspetti sanitari, che ovviamente conosciamo, ci sono anche situazioni umanitarie particolarmente difficili e complicate, e quindi l'Europa ancora una volta ce l'ha dimostrato durante il coronavirus, adesso ci hanno fatto tante promesse, siamo lì a vigilare perché qualcuno almeno la mantengano. In Grecia sono bloccati
diciamo, bloccati tutti quelli che sono stati liberati dalla Turchia, immagino. Sì, esatto, ma non solo, e in Turchia ce n'è altrettanti pronti per partire. Guarda, io mi sono sentito, come le dicevo prima, con un collega greco, ci troveremo la prossima settimana a Bruxelles, abbiamo organizzato una missione proprio per andare a fare una documentare quello che sta accadendo e per portare qualcosa di tangibile, quindi non solo cose così insostenibili, alla Commissione europea. Questa è un'operazione che faremo probabilmente entro la fine di questo mese, perché la Grecia è uno Stato della Comunità Economica Europea e quindi deve essere, come Fiorenza Giulia, come l'Italia, supportata a gestire questa grave crisi dei migranti. Le faccio quest'ultima domanda, sempre dal fronte europeo. Come ha visto, secondo chiaramente il suo osservatorio, la gestione del coronavirus a livello proprio del continente? Allora, purtroppo, guardi, abbiamo parlato diverse volte, l'Europa si è trovata assolutamente impreparata a gestire l'emergenza sanitaria, ma pazienza a questo, perché evidentemente era imprevedibile, certo. Ma non ha saputo neanche dare una pronta reazione con responsabilità alle emergenze dei primi stati colpiti. Le ricordo, e qui voglio ricordarlo per inciso per l'ennesima volta, che l'Italia ha ricevuto aiuti prima da Cuba, dall'Albania, dall'Ungheria, dalla Russia, dagli Stati Uniti, che dall'Europa, ma addirittura dall'Albania, dicevo, che dall'Europa. Questo evidentemente l'abbiamo sollevato anche in sede europea. Devo dirle che nel primo Consiglio europeo, dopo la crisi pandemica, la commissaria europea von der Leyen ha anche ammesso questa responsabilità. Però noi siamo stufi di scuse. Adesso è il momento dell'azione. Ci hanno parlato di risorse, guarda, si parla di 750 miliardi di euro. Se siamo fortunati, in Italia, da qui alla fine dell'anno, ne arriveranno 2 miliardi di euro. Non saranno sufficienti neanche per far fronte alle spese ordinarie, figuriamoci alle esigenze sanitarie che dovremo affrontare. Quindi la preoccupazione è altissima, promesse tantissime, date di fatto poco. Grazie per questa intervista. Ringrazio nuovamente l'eurodeputato della Lega, Marco Dreosto, per questo collegamento. Grazie e una buona serata. Grazie a voi e un saluto a tutti i telespettatori. Grazie ancora. Noi proseguiamo con la nostra diretta e andiamo avanti nella lettura di aggiornamenti e anche delle vostre mail. È sempre possibile contattarci allo 040 31 39 93 con la linea aperta fino alle 21. Poi alle 21 cominciamo con Ring, manterremo sempre un contatto con i telespettatori e anche via mail. Una di queste ci scrive: buonasera, sono Patrizia, ritengo che la chiusura ancora adesso degli uffici anagrafe di Trieste sia veramente una grande vergogna, il telefono non rispondono e le richieste via mail vengono evase con una lentezza incredibile, un disservizio veramente inqualificabile visto che tutto il resto è ripreso quasi normalmente. Grazie e buona serata. E questo fa il paio con le tante mail che ci arrivano e anche segnalazioni telefoniche nelle nostre dirette della chiusura al pubblico dei centri civici nella propria funzione di ordinaria, quella di ricevere il pubblico, in particolare per il servizio di rinnovo della carta d'identità. E questo infatti lo abbiamo raccolto nel corso delle nostre dirette. Adesso andiamo a leggere anche le pagine web delle testate nazionali e vediamo un po' quelli che sono gli argomenti trattati. Andiamo al Corriere della Sera, il monitoraggio, bassa criticità ma in alcune zone, casi elevati, Lombardia e Lazio, RT a 0,9. I dati del Ministero della Salute riferiti al periodo dall'1 al 7 di giugno 2020, successivo alla seconda fase di riapertura, lo leggiamo dal Corriere della Sera. La criticità resta bassa, ma l'epidemia non è conclusa. Abbiamo una telefonata, buonasera. Pronto? Buonasera. Pronto, buonasera. Prego. Posso parlare? Sì. Sono Sergio. Prego. Allora, io ho preso la vignetta in gennaio per tutto l'anno, che comincia da febbraio. E volevo sapere, siccome adesso aprono i confini, io non l'avevo ancora usata. Cosa, i di Faica, questi 3 mesi mancanti di apertura a vignetta? Questo non so dirglielo io, perché la proposta è stata fatta, ma non c'è ancora arrivata una risposta da parte delle autorità slovene. Sarebbe una roba giusta, no? Nel momento in cui non si può uscire, diventa uno strumento pagato e non utilizzato. Sì, dico, sarebbe secondo lei una cosa giusta?
Guardi, è sempre difficile per noi giornalisti, almeno per quanto mi riguarda, esprimere opinioni. Io le dico soltanto che quando si acquista un bene e questo viene inibito dall'alto, è giusto avere un ristoro. Quando il bene viene sospeso per cause extraterrestri... Sì, in linea di principio sì. In linea di principio, io non sì. ho utilizzato... Perché posso dimostrare che non ho utilizzato, ecco. Non c'è neanche, il confine dovrebbero allungarmi 3 mesi di mancato utilizzo. Sì. Bene, io ho dato il messaggio, non so se qualcuno, a chi bisogna telefonare, a chi bisogna domandare, non so. Voi non date risposte, ho visto che girate attorno. Voi si arrampicate un po' più specchi, ho visto, perché vi seguo sempre. Ma non guardi, è che date una risposta sicura, non date. Ma guardi, no, non ce l'abbia male, ma se noi non diamo una risposta... No, capisco. Diamo una risposta sicura è perché non abbiamo avuto una conferma. Esatto. Delle fonti. Però un'opinione, voi potete farla, un'opinione, darla l'opinione. Quello sì, diciamo che dipende come la gente interpreta il nostro ruolo, se quella ho di capito. Divulgatori di un'informazione o di opinionisti, insomma. Niente, io il messaggio l'ho dato e percepito, e se qualcuno, non so, qualche politico nostro che dipende, non so, grazie. Grazie a lei. Grazie a voi. Grazie, buonasera. Guardi, non è un arrampicarsi sugli specchi o uno girarci attorno, è semplicemente la considerazione che la proposta è stata inoltrata dai vertici regionali, se non mi ricordo male, proprio alla Slovenia, nel senso che, come ha detto il telespettatore, quando si è acquistata una vignetta annuale e non la si è utilizzata per 3 mesi, ma non per cause personali, ma per cause dovute dall'alto, molti ritengono sia giusto avere una proroga, un ristoro, un rimborso o qualcosa di questo genere. Però non ci è stata data comunicazione né dai siti ufficiali né da altro di una possibilità che vada in questa direzione. Quindi non è che io mi arrampico sugli specchi perché ho la risposta e non gliela voglio dare. Non ho la risposta, semplicemente, perché chi è preposto a darla non l'ha ancora o valutata o non ha scelto se è quanto deve essere giusto nei confronti degli acquirenti della vignetta. Quindi insomma, mi dispiace se la risposta non è completa per il signore, ma di più non posso davvero aiutarla. Sentiamo un'altra telefonata, buonasera. Buonasera. Prego. Sono Morena. Buonasera. Volevo fare presente una cosa. Io devo fare il cambio della targa sulla tessera della benzina agevolata. So che ci sono difficoltà perché ho anche guardato in internet, bisogna avere pazienza, però ai numeri indicati da chiamare le assicuro che sono giorni che chiamo ininterrottamente, sono o sempre occupati o quando sono liberi squilla finché cade la linea, quindi non si riesce a prendere un appuntamento. Ho provato anche a scrivere via mail. Sì. Non ho ancora ottenuto risposta. Sì, non è semplice, lo abbiamo considerato anche noi. C'è tutta una pagina, mi pare di aver letto, ora sto cercando di riprendere. Sì, in internet, esatto, infatti ho guardato anch'io. Che indica le procedure da seguire, che sono sempre telematiche o telefoniche. Vedo anche dei numeri che sono quelli dello sportello carburanti, però sì, quello lì ho fatto. Io ne vedo 3 diversi, nel senso che l'inizio è sempre 670 e poi c'è cambiano le ultime 3 cifre, quindi c'è il 2. Io li ho provati tutti e 3 è impossibile riuscire a parlare con un operatore, quindi mi rendo conto che Guardi, difficoltà. Quando avremo di nuovo la possibilità di collegarci con il presidente della Camera di Commercio Paoletti, faremo presente di queste difficoltà per arrivare a un accordo telefonico oppure una risposta via mail e magari vediamo se ci sono stati degli intoppi o se c'è uno sblocco, anche perché vado a ricordare l'intervista proprio che è andata oggi nel nostro telegiornale in onda, da lunedì tornano anche nella Camera di Commercio a pieno regime i dipendenti che quindi rientrano dallo smart working e quindi magari in quel caso il servizio sarà potenziato come risposta al centralino della sede. Posso augurarmi che sia così, però anche in questo caso con l'esperienza della telefonata di prima non so essere così preciso da poterle dare una certezza.
Benissimo, no, io ho fatto presente appunto che così se potete far sì, presente sì, anche voi. Senz'altro, a quello sicuro. Benissimo, grazie, buonasera. Grazie a lei, buonasera. Allora, ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra poco con le altre mail e anche con le telefonate. Poi, dopo quest'altra mezz'ora di diretta, vi ricordo, alle 21 comincerà Ring. Di nuovo con la nostra edizione in diretta, sono le 20:36 minuti, andiamo a sentire una telefonata. Buonasera. Sì, buonasera. A lei, prego. Niente, allora oggi doveva essere il giorno della Cassa Integrazione, no? Mm-hmm. E invece non è arrivato nulla. Non è arrivato nulla dalla Cassa Integrazione? No. E le avevano detto che arrivava oggi? Sì, oggi era il 12 aprile, Tridico ha detto che pagherà tutti e invece non ha pagato nulla. Mm. Ho capito, 12. Ho contattato l'INPS e mi hanno detto che devo aspettare. Quanto? No, luglio. Mm. Luglio. È abbastanza grave. Sì, è grave, sì, è grave. È grave ed è anche vergognoso. Vero, ed sì. È anche vergognoso. Molto, sicuramente grave. Sì, sto riprendendo infatti le parole di Tridico che aveva detto Cassa Integrazione sarà pagata il 12 giugno, la Cassa Integrazione dovrebbe essere pagata, ecco già il dovrebbe, entro venerdì 12 giugno, a prometterlo Pasquale Tridico, presidente dell'INPS, che in questo modo cerca di chiudere in qualche modo la telenovela sui pagamenti dell'ammortizzazione sociale più importante in questo periodo. Infatti. E quindi lei ci testimonia che non è andata così. Guardi, no. Io non so cosa dire, davvero, perché... Queste non c'è niente da dire. Sono quelle decisioni che lasciano spiazzati per chi soprattutto è in grave difficoltà e non ha niente a cui appigliarsi se non la rabbia. No, ma io faccio la riflessione, no? Allora, chi prende il reddito di cittadinanza lo prende, no? Ogni 27 del mese. Sì. Chi prende la NASPI lo prende, no? Sì. Invece chi ha la cassa integrazione non la prende. Ma perché questa roba qua? Bella domanda che ci ha fatto, ci fa una bella domanda e sarebbe da chiedere all'INPS perché adesso non sono arrivati a garantire il pagamento il 12, questo io onestamente non glielo so dire, però sì, è una domanda più che giusta, anzi più che urgente da dover fare, perché se avevano promesso una data vuol dire che avevano avuto la previsione che in quella data sarebbe stato tutto risolto e così sì, non è stato. Se avete l'occasione, segnalate la regione, ok? Certo. Che non stanno pagando. Ok, va bene. Grazie, grazie e in bocca al lupo. Buonasera. Grazie, buonasera. Allora, leggo anche una mail, chiaramente mi dispiace per i telespettatori, così come per gli altri che non hanno ricevuto questo denaro della Cassa Integrazione, perché mette veramente in difficoltà tante persone, tanti piccoli anche imprenditori, ma i dipendenti di quei locali che sono rimasti chiusi, tante persone senza lavoro in difficoltà. Leggo una mail, sarà certamente il governo sloveno che può decidere per quanto riguarda la vignetta, dal momento che sono loro che la richiedono, grazie, buona serata, ci scrive una telespettatrice, che poi fra l'altro la proposta che era stata avanzata per una proroga della durata della vignetta era stata avanzata anche dall'opposizione in Consiglio regionale, perché una delle iniziative è stata presa da Francesco Russo del Partito Democratico proprio in favore di quei cittadini che hanno acquistato la vignetta annuale e che si sono visti per i tre mesi, diciamo per marzo, aprile e maggio, non poterla, adesso fino a domani per giugno, non poterla utilizzare liberamente per i propri spostamenti fra l'Italia e la Slovenia. Allora, se ci sono altre telefonate andiamo pure a sentire chi è in linea. Buonasera. Sì, buonasera, mi sente? Sì, buonasera, prego. Sì, buonasera. Allora, io volevo chiedere se per andare in Croazia si può andare liberamente come in Slovenia o se resta l'obbligo della prenotazione alberghiera o si può anche prenotare qualcosa d'altro?
Allora, per quanto riguarda la Croazia, io credo che al momento sia fino a lunedì ancora in vigore la necessità di una motivazione, come era fino ad adesso, perché quanto abbiamo appreso ora per l'apertura del confine riguarda la Slovenia, quindi per la Croazia rimangono quei limiti che conoscevamo prima, però mi riservo adesso in questo momento di controllare se ci sono state modifiche anche per gli spostamenti in Croazia, perché magari... Ma resta l'obbligo solo dell'albergo o si può anche una casa vacanze? No, no, una prenotazione turistica, può essere anche un campeggio. Ah, ok. Bisogna avere una prenotazione turistica, non è che una struttura è preferibile a un'altra, quello non c'entra. Bisogna avere una prenotazione turistica che permetta dunque di effettuare una verifica da parte degli organi croati che si è lì per una motivazione tangibile, anche perché poi il turismo comunque porta sempre un giro d'affari e quindi questo è sicuramente preferibile. Poi c'è anche tutto il tema che si scontra con quella che è l'epidemia e quindi anche la volontà di arginare un flusso turistico di massa degli italiani, ma che ora via via si sta allentando. Per adesso però fino al 15, se non ho letto male, ci sono ancora le limitazioni per andare, ecco, l'ingresso per gli italiani è permesso anche per finalità turistiche se si esibisce la frontiera, prova di prenotazione alberghiera o in altra struttura ricettiva. Sì, non è che un albergo è la condizione essenziale, anche un campeggio, anche una casa vacanze, sì, però fino a... Comunque... Sì. Fino a lunedì questo? Guardi, sì, io ho visto così, dal 29 di maggio è entrata in vigore questa possibilità di andare in Croazia anche per le prenotazioni, e con le prenotazioni, adesso vediamo se da lunedì dovrebbe cambiare proprio qualcosa, però in questo saremo più precisi domani. Ho capito. Ecco, un'altra cosa volevo dire, che ho sentito il telespettatore precedente, posso confermare anch'io che la cassa integrazione non è ancora arrivata. Ok. E anche lei ha sentito l'INPS, gli hanno dato la stessa motivazione? No, io non ho chiamato l'INPS, ho detto attendo fino a lunedì, poi casomai lo chiamo. Ho capito. Va bene, allora speriamo che arrivi lunedì a questo punto. Speriamo. Non rimane altro. Grazie, una buona serata. Grazie anche lei, arrivederci. Grazie. Allora, ci scrive una telespettatrice: buonasera, volevo capire se si può bere nei bar dalle 22 alle 5 o il provvedimento vieta proprio di bere alcolici. Abbiamo sentito il vice sindaco subito dopo aver letto l'ordinanza, che fra l'altro sarà nostro ospite anche tra poco qui a Ring, e ci ha confermato che nella pertinenza del bar si può continuare a consumare alcolici dalle 22 alle 5, non si può però asportare la bevanda, se è alcolica in nessun contenitore, se è analcolica in contenitori di vetro, al di fuori della pertinenza del locale, quindi non si può andare a spasso col bicchiere di birra in mano, sia esso di vetro o di plastica. Sentiamo una telefonata, buonasera. Buonasera, prego. Sì, posso, no, sì, okay, sì, ci dica, allora, lei. Solo una precisazione. sono uno dei tanti che deve fare la famosa tessera per la benzina. Sì. Allora, telefonate a vuoto tante che si vuole, sono riuscito a fare una mail a cui mi hanno risposto gentilmente, sì, il giorno dopo, dandomi un numero di telefono interno che però praticamente non sono mai riuscito, mi risponde praticamente la portineria che penso che sia il centralino. Cioè il discorso è, so che bisogna attendere perché ci saranno tanti che fanno la stessa richiesta, vorrei solo che ci fosse dato un appuntamento magari a dicembre, ma che mi dicano, inutile che uno telefoni costantemente a vuoto, mi dicono, la prima possibilità è a dicembre, il primo dicembre, vado al primo dicembre, ma almeno sapere, insomma, tutto okay. Là. Ok, grazie, sì, guardi, io avevo visto i numeri prima, quelli che erano i numeri di telefono che forniva il sito della Camera, sì, di Commercio della Venezia Giulia, se vuole io glieli ripeto, ma credo che sia quelli che avevo utilizzato. No, ma li ho, cioè non,
il discorso è proprio di arrivare a un appuntamento con questo cittadino, vedere con Paoletti, cioè di informarlo che sarebbe utile e serio soprattutto dare degli orari e fissare degli appuntamenti, insomma, a sto punto. Okay. Tutto là. Ok, va bene, faremo anche presente questa necessità, grazie. Niente, salve, grazie, buonasera. Buona serata. Salve. Allora, abbiamo un'altra telefonata? Buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera, prego. Sento una cosa, volevo chiedere gentilmente. Sì. Come mai non si sente più parlare dei soci delle COP che devono avere ancora quei due soldini che adesso andrebbero bene? Allora, guardi, il fondo è regionale destinato all'integrazione della quota di ripristino dei capitali degli ex soci delle COP, scusi se uso paroloni, ma questi mi venivano in mente adesso. Sì. Quel fondo regionale è stato utilizzato per far fronte all'emergenza del coronavirus. Quindi la regione che ha già annunciato lo dovrà ripristinare, quindi dovrà riversare dentro, mi pare fossero sui 3 milioni e 500 mila euro. Quando sarà tutto finito? 3 milioni e 500 mila euro, e quindi dopo si potrà procedere alla distribuzione del denaro, ovviamente, sotto le forme proporzionali che ritiene la regione. Al momento credo che non ci sia questa disponibilità. Va bene. La quindi ringrazio, tutto molto fermo. Gentile. Grazie. Arrivederci. Buona grazie, sera. Buona serata. Sì, diciamo vita dura anche per chi attendeva una percentuale maggiore del ristoro di quelli che erano i soldi persi dopo il crack delle COP. Quel fondo è stato utilizzato per emergenza del coronavirus e quindi utilizzati per acquisto di materiali, strumenti, pagamenti, eccetera. E quando verrà poi invece ristabilito questo fondo, allora si potrà ricominciare a parlare di altri, dunque dei rimborsi per i soci COP, gli ex soci COP. Sentiamo altra telefonata, buonasera. Sì, buonasera, prego. Senti, volevo un'informazione. Sì. Per la Croazia si può andare dal dentista? Allora, mi pare che sia possibile avere la possibilità di passare con visita medica. Adesso gliela dico, l'avevo letto qualcosa, comunque le dico che dal 15, cioè dal lunedì, ci sarà il libero accesso comunque sia. Quindi, ma in Slovenia, in Croazia? No, attenzione, in Slovenia il libero accesso è da domani, in Croazia dal lunedì, dal 15. Ah, lunedì, Croazia è libera lunedì? Sì. Ok, allora posso andare al dentista? Beh, direi di sì. Sì, sì, okay, se lei ha intenzione, sì. Grazie a lei, grazie. Allora, io vedo se, ma questo, insomma, arrivati a venerdì sera alle 20:47, non credo che abbia un appuntamento nella giornata di domani. Comunque, da lunedì del 15 sono riaperti e quindi comunque se lei prende un appuntamento con una struttura, la stessa struttura le sa dire anche bene quali sono le varie regole a cui devono sottostare anche loro. Giuro che non capisco la Camera di Commercio, adesso tutti quelli che non sono riusciti a fare la tessera, con domani tutti tornano in Slovenia, ci scrive una telespettatrice. Buonasera, io ho fatto la tessera tramite mail con il sito che mi ha dato proprio lei, in 15 giorni è arrivata a casa seguendo esattamente le indicazioni del sito, ora telefono, è una causa persa. Buona serata, ci scrive Barbara. Sono lieto di aver aiutato la signora Barbara, perché mi ha citato nell'aiuto che le ho fornito per arrivare alla tessera della benzina. Mi dispiaccio invece per chi la richiesta in questi giorni o la richiede adesso e non trova possibilità di collegarsi con qualcuno al telefono o via mail e non riceve risposta. Sentiamo una telefonata ancora, buonasera. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei, prego. Allora, io vorrei tanto ringraziare il consigliere Salvatti per la promessa che ci ha fatto di venire a vedere la situazione che c'è a Valmaura. Sì. E lo vorrei ringraziare anche per la collaborazione che mi ha dato, cioè mi ha dato una buona collaborazione, insomma adesso vedremo di lui da una parte, io da un'altra, come cittadina, di riuscire a migliorare un pochino Valmaura. Ok, va bene, glielo riferiremo. Sì, insomma per fare qualcosa per i giovani, per gli anziani e per tutti quanti quelli che sono qua, insomma. D'accordo.
Okay. Volevo solo ringraziarlo di tutto cuore che si è preso questo impegno con me, insomma. Ok, va bene. E grazie anche a voi che mi avete messo in contatto con lui. Ci mancherebbe, non c'è problema, anzi, il nostro dovere. Grazie, grazie signora, speriamo che vada tutto, diciamo, a buon fine per quelle che sono le sue segnalazioni. Altra telefonata, buonasera. Buonasera, mi sente? Sì, prego. Ecco, volevo chiedere un'informazione. Sì. Se gli uffici del comune sono aperti per fare un documento per la cremazione. Allora, bisogna rivolgersi attraverso la mail o il telefono per avere poi i documenti o telematici o su ritiro con appuntamento. Ma personalmente si può andare o no? No, bisogna prendere un appuntamento, poi la riceveranno di persona, se lei va negli uffici non trova nessuno ad accoglierla. Non trovo nessuno. Lei mi può dare il numero di telefono, è così gentile? Allora, vediamo se ho modo comune di Trieste, lei diceva i servizi di cremazione. Sì. Vediamo se c'è un numero, diciamo, specifico, altrimenti io le darò il numero del centralino, sì, così da poi fare in modo che gli stessi siano in grado di orientarla. Allora, dunque, questo è il numero del centro civico dell'Altopiano, non credo che ci riguardi. No, chiaro, sì, sono i servizi centrali del Palazzo Municipale. Allora, le posso dare questo numero? Sì. Lo 040 sì. 675 sì. 4850. 4850. Che è l'ufficio, diciamo, di centralino del Comune di Trieste. Poi, grazie. Quelle che saranno le indicazioni per il servizio specifico gliele daranno loro. Io onestamente non la trovo in questa breve ricerca che ho fatto. Bene, io cerco di fare con questo numero. Oddio, aspetti, requisiti, modalità di accesso, tempistiche, documenti. No, c'è una pagina dedicata sul sito di Trieste, del sì. Comune di Trieste, che si chiama Dichiarazione di disposizione per la cremazione della salma. Sì. E c'è tutto un requisito di come fare e tutto il resto. Io le invito a leggerlo a questo punto, se lei ha modo di accedere via web. Sì. Vada sul sito del Comune di Trieste e proprio deve andare nel campo di ricerca e digitare cremazione salma e dopo trova questa pagina che è ricca di riferimenti. Grazie, molto gentile. A lei, buonasera. Buonasera a lei. In tempo ancora per una telefonata, perché poi ai 55 ci fermiamo per la pubblicità e riprendiamo alle 21. Buonasera. Buonasera. Buonasera, prego. Buonasera, io volevo chiedere un'informazione. Io ascolto tutte le sere alle 7:30 il telegiornale. Sì. Prego. Volevo chiedere, è vero che avete detto che dalle 10 in poi nei bar non si beve più fino alle 6 di mattina? Non si servono alcolici per le persone che intendono consumarle fuori dal locale. Cioè, se lei fuori si siede... Io avevo capito, mi scusi, che partono da 200 euro a 2500 euro di multa a chi va in giro con le bottiglie a bere. Sì, esatto. Ecco, è vero? Allora sì, nel senso che viene disposto un divieto di bere alcolici fuori dai locali, quindi non è possibile bere in giro alcolici o comunque analcolici in contenitori di vetro. Ecco, grazie, perché sto questionando qua con mio nipote, siccome le nonne sono tutte cretine, non capiscono niente. Non è vero, no. Allora ho fatto questa telefonata. Grazie a lei, buonasera. Grazie, buonasera. Buonasera, poi lo chiariremo meglio anche grazie al vice sindaco, però c'è questa ordinanza che fondamentalmente dispone il divieto di consumare bevande alcoliche al di fuori dei locali, dopo le 22 fino alle 5, è chiaro che all'interno dei locali, nella pertinenza del locale, all'interno o all'esterno, è possibile continuare con la propria consumazione della bevanda alcolica o analcolica
restando ovviamente, come detto, nella pertinenza dell'esercizio stesso. Non si può andare in giro con una bottiglia di vetro o comunque con un alcolico anche in un contenitore di plastica o di cartone. Questo non sarà consentito attraverso questa ordinanza. Ci fermiamo per una breve pausa. Alle 21 comincerà Ring. A tra poco.